Seba? Tra Rossana Campo, Il posto delle donne, un romanzo travolgente, così come travolgente Maxine, o meglio Panchetta, Basta una notte, la protagonista Emma, per innamorarsene. Maxine muore subito tragicamente e la nostra Emma cercherà di ricostruire non solo l'assassino ma la sua vita attraverso la donna che ha amato. E la prima domanda che ti faccio, Rossana, è possibile ricostruire una persona attraverso lo sguardo di chi l'ha amata? Emma, questo personaggio di Emma che ovviamente ha dei tratti in comune con i miei soliti personaggi del romanzo, no? Con questo, che in parte sono sempre un po' dei miei alter ego, nel senso che non è che loro fanno esattamente quello che faccio io nella mia vita o viceversa, però abbiamo questo modo, è autobiografico, diciamo, il modo di sentire le cose, no? Presto, anche perché non saprei come rendere un personaggio vivo, se non prestandogli qualcosa che posso dire di sentire anch'io, no? In certe situazioni. Quindi com'è per Emma essere innamorato, com'è coinvolgersi, com'è un incontro, com'è fare l'amore, com'è vivere l'abbandono, e questo è il mio modo di vivere queste cose, no? Quindi quando Emma, che è reduce da un abbandono, cioè la sua donna Carmen l'ha mollata per mettersi con un'altra donna, l'ha mollata in modo abbastanza brutto, e Emma quindi vive anche poi questa precarietà economica, lavora in questo bistrò libreria gay che non è che le dia tutte queste certezze anche dal punto di vista lavorativo. È uno dei miei soliti personaggi sfigati, abbastanza battuti e bastonati dalla vita, che però non so da dove le arrivi, da dove mi arrivi questo, ha sempre questa vitalità, ha sempre questa voglia di vivere, di incontrare, di mettersi in gioco, di batterci la testa, di stare male, di stare molto bene, ha questa cosa. Quando incontra questa Panchetta, molto più giovane di lei, è un bel personaggio, mi diceva, almeno mi diceva Giacomo, no? Gli era piaciuto. E anche lei è vitale, e forse si riconoscono in questa cosa, no? Sono tutte e due, Panchetta è una che arriva dalla provincia francese, fa la ballerina di lap dance a Pigalle, quindi non è proprio una di quelle vite fighissime, no? Ma sono poche le vite fighissime, scusa, però sono dei ritratti bellissimi di tante donne, a un certo punto di donne, corpi di donne che racconti, secondo me, con grande anche allegria. E c'è un passaggio bellissimo quando dici la bellezza profonda che le donne raggiungono dopo i 40 anni. Dopo i 40, sì. E anche per tirare l'acqua al mio mulino. Però, ecco, diciamo che secondo me questi... Mi chiedevi come un'innamorata, come una persona che ama può raccontare l'oggetto del suo amore, no? Io credo che c'è sempre un incontro reciproco, e c'è un riconoscimento di qualcosa. Noi ci innamoriamo di persone in cui riconosciamo qualcosa di noi, no? Qualcosa che ha a che fare profondamente con noi, anche se all'apparenza potrebbe sembrare di no, perché Emma, come dire, non è certo il tipo che... Non la potremmo immaginare, ma neanche quando aveva 20 anni, che andava a muovere il culo a Pigalle, a spogliarsi per i turisti tedeschi ciccioni che bevono la birra lì, no? Possiamo salutare Rossana, magari ci fai vedere la copertina del tuo libro da leggere tutto d'un fiato. Allora, il libro da leggere tutto d'un fiato è questo qui, si vede? Sì, si vede. C'è anche una fascetta. Una fascetta fondamentale, che è scritta dal mio editor Vincenzo Stuni, che saluto. Vedrai che le cose si mettono meglio prima o poi. Emma, la protagonista di questo libro. Lo speriamo tutti. Grazie Rossana. Ciao. Ciao. A voi. Ciao.